provincia di Vicenza, Montebello Vicentino, azienda agricola Dalmaso da 5 generazioni. Qua c'è la cantina, però le aziende sono due. Sì, le due realtà viticole sono effettivamente due. La cantina è nata qua più di 150 anni fa, dove attorno alla cantina ci sono i vigneti di uva Garganega, nella zona classica del Gambellara, dove produciamo appunto il Gambellara. Da 40 anni a questa parte abbiamo acquistato un'altra tenuta sulla zona DOC Colli Berici, dove produciamo principalmente vitigni, vini a bacca rossa. Parliamo un po' dei vitigni, anche perché non sono purtroppo i vini vicentini molto conosciuti. Allora, i vitigni principali da cui producete e ricavate i vostri vini? Principalmente io sono molto legato ai due vitigni italici e autoctoni, quindi la Garganega qui a Gambellara e il Tai Rosso sui Colli Berici. Oltre a questi due vitigni noi abbiamo una produzione di 18 tipologie di vino, quindi coltiviamo anche il Cabernet, il Merlot, lo Chardonnay e il Sauvignon sui Colli Berici. La produzione complessiva dell'azienda di quant'è? Siamo attorno alle 500.000 bottiglie su appunto 30 ettari di vigneto. Che esportate in un numero incredibile di paesi nel mondo. Sì, grazie a Dio da 25 anni a questa parte abbiamo iniziato ad esportare i nostri prodotti. Attualmente metà della produzione prende le vie dell'estero in ormai 34 paesi in tutto il mondo. La produzione principale invece è quella a cui siete più legati, qual è? Io sono molto legato alle nostre radici, quindi ai vini bianchi, alla Garganega qui di Gambellara in tutte le sue declinazioni, quindi dallo spumante ai Gambellara fermi, ai nostri due vini dolci, appunto il Raciotto e soprattutto adesso il Vinsanto. Nicola, siamo arrivati su nella fruttaia e questa è la novità e la sorpresa ultima che avete inventato come azienda Dalmaso? Direi proprio di sì, questa è una grandissima novità a cui io ci tengo molto e stiamo parlando appunto del Vinsanto DOC di Gambellara della nostra azienda. È un vino che ha appunto 12 anni, è un vino che abbiamo iniziato dalla vendemmia 2003 a produrre come lo faceva il nostro nonno e bisnonno, e da volontà nostra deve almeno 12 anni invecchiare in queste piccole botti di rovere.